Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi parliamo di make up, ovvero del brand Stare Cosmetics, Stare Cosmetics, diciamo così, ve lo scriverò giusto qui sopra e vi lascerò nell'info box il link del sito. Andate a vedere di che cosa vi parlo, perché per pronunciare questi nomi per me è un po' difficile. Questa è una linea make up di altissima qualità, prodotti realizzati con ingredienti veramente molto buoni. Sono anche prodotti paraben free, cruelty free e gluten free. Sono molto entusiasta dei miei nuovi giocattoli. Quando si parla di nuovi make up, veramente sono felicissima. Il Bri mi ha mandato qualche prodotto per testare, li sto testando già di un po' di tempo. Oggi è arrivato il momento di parlarvi. Sicuramente avete già visto il tutorial per questo look, mi è piaciuto tantissimo, pochi prodotti, ma mi hanno aiutato ad avere un look semplice, elegante, di quale sono ancora innamorata. Spero che vi è piaciuto pure a voi. Allora, iniziamo a parlarvi di ogni prodotto in parte. Questa piccola palettina è la Shadow Trio Palette nella colorazione da 805. Sul sito sono disponibili 6 palettine di 3 ombretti, altre 6 colorazioni. La mia ce l'ha queste tonalità di rosa e viola, colorazioni veramente molto carine. Sono tutte e tre ombretti shimmer. Secondo me ci stava almeno un colore matte per aiutarci a sfumare meglio i prodotti, ma di quello che ho visto usando la palette si possono ottenere dei look anche usando solo questi tre ombretti, che come vi dicevo sono di un finish shimmer. Il prezzo di questa palette è comunque $36 americani, è un prodotto realizzato in Canada, è un prodotto abbastanza caro, pensando che all'interno è veramente poco prodotto, sono 6 grammi di prodotto, 2 grammi per ciascun cialda. Comunque, di come l'ho utilizzato, sono molto contenta di quello che sono riuscita a realizzare con questa palettina. Il packaging, come vedete pure voi, è semplice, plastica, e in questa parte qua è trasparente, in modo di poter farci vedere le tonalità che sono all'interno. La palette viene insieme ad un pennellino che purtroppo personalmente non lo userò. Ce l'ha anche un piccolo specchio, essendo piccolina, vi dico che è perfetta per i viaggi. Questo, se non vi dà fastidio l'idea di non avere un ombretto opaco all'interno, un ombretto perfetto per magari usare come colore di transizione. I colori comunque sono veramente molto molto pigmentati e non ho avuto problemi di fallout. Si sono messi lì sopra la palpebra e lì sono rimasti. Non ho avuto problemi di sfumatura, tutto perfetto, veramente è una palette che, anche se piccolina, è di ottima qualità. Il secondo prodotto è altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo. È il Ball Gel Eyeliner nella tonalità Black Caviar. Il suo prezzo è di $23 americani e sul sito, se non mi ricordo male, sono 7 tonalità. Come vi dicevo, questo è il Black Caviar ed è un gel liner in matita, un colore veramente molto molto pigmentato, un nero intenso. Scrive nella rima interna senza problemi. Dare to Stare Mascara è un altro dei miei preferiti, è un mascara molto interessante, costicchia un po' perché costa sui $21, ha un applicatore in silicone molto molto buono, flessibile. Il modo in quale è realizzato ci aiuta
a prendere le ciglia di sotto e portarle fino in su, è di un nero intenso ad una lunghezza anche volume alle nostre ciglia. La differenza si nota subito dopo che abbiamo applicato questo mascara. Non è una formula troppo liquida, ma non è neanche una formula asciutta, diciamo che è la formula perfetta per creare le nostre ciglia. È resistente all'acqua, ma nello stesso tempo si toglie con facilità. Comunque esiste anche nella variante waterproof. Allora, Luccio Sleep è un gloss. Il suo prezzo è di $18, un po' troppo per gloss, ma ha una formula molto interessante, è leggerissima sulle labbra, dona tantissima luminosità sulle nostre labbra. Ci sono 20 tonalità disponibili sul sito. Questo qua è nella tonalità champagne. Questo prodotto è stato arricchito con vitamina D, dona morbidezza e lucentezza alle nostre labbra, li mantiene idratate a lungo. Ho lasciato ultimo il prodotto che mi ha deluso, diciamo, non sono riuscita a farlo funzionare su di me. Parlo di questo Matte Extreme Lip Pen, che è un rossetto liquido. In realtà è una formula cremosa che arriva in questo contenitore tipo pena. In realtà ce l'ha questa cosa qui, e noi una volta che vogliamo togliere il prodotto dobbiamo semplicemente girare fino a quando esce il prodotto. È un rossetto pigmentatissimo dalla prima passata, è un prodotto long lasting e questo colore è veramente bellissimo. È la colorazione peony, veramente bellissimo. Ha un finish matte, ma comunque si sente veramente confortevole sulle labbra, non mi dà fastidio, manco lo sento. Unica sua pecca è proprio il packaging, e per prima volta quando io provo rossetti di questo tipo, e diciamo che non mi sto trovando per niente bene. Rimane il prodotto su questo pennellino. E siccome la formula non è una liquida ma è una formula cremosa, diciamo che io che ho le labbra veramente sottili non riesco a creare la forma delle mie labbra e riempire le labbra. Ho provato di utilizzare il prodotto con l'aiuto di un altro pennello, un pennello per le labbra, magari ho provato di togliere il prodotto, ho preso l'eccesso e così ho provato di realizzare il contorno e riempire le labbra. La formula comunque è una molto buona, perché diciamo, anche se è molto corposo come rossetto e ho dovuto fare più passate, non si è crepato, non niente. La formula è una molto elastica, avvolge le labbra ed è molto uniforme. Come vi dicevo, l'applicatore è quello che mi crea problemi. Comunque sono 10 tonalità sul loro sito, il prezzo è di $24, abbastanza tanto secondo me. Si è sbagliato a scegliere un packaging di questo tipo. Loro dicevano sul sito che al contrario questo tipo di applicatore ci dovrebbe aiutare con l'applicazione del prodotto. Non io, ho provato ad applicarlo parecchie volte sulle labbra, ogni volta ho avuto lo stesso problema con l'applicazione. Questi sono stati prodotti in grandissimo, sono molto contenta dalla loro professionalità, sono prodotti veramente di altissima qualità, ragazze. Peccato per il rossetto, il resto veramente sono molto contenta. Come sempre vi lascerò nell'info box assolutamente tutti i link di quali avete bisogno per trovare questo brand. Vi lascerò anche il mio Instagram, seguitemi se vi fa piacere, spero che il video sia stato interessante. Lasciatemi un like se vi va, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!